La bella vittoria di domenica contro Forlì, avversario a dir la verità modesto, ha comunque messo in luce la crescita della Unendo Iemamai. Contro le Romagnole è arrivato il terzo successo consecutivo tra Coppa Italia e campionato, cosa mai accaduta prima in questa stagione, che come a più riprese abbiamo ricordato, si è finora sviluppata su alti e bassi. La squadra non ha sottovalutato l'avversario, anzi lo ha aggredito fin dall'inizio e ha subito scavato una buona distanza di sicurezza che ha permesso di vincere in tranquillità sia il primo sia il secondo set. Nel terzo set invece è bastata un'accelerazione nella fase centrale per avere la meglio su Forlì. La partita non si presentava proibitiva, certo, ma sono state positive le indicazioni che coach Parisi può aver tratto da quanto mostrato in campo dalle sue ragazze. Nonostante i 10 errori in battuta, sono arrivati ben 8 ace, sintomo che forzando il servizio, questo fondamentale può mettere in difficoltà le avversarie. L'attacco ha funzionato, 43% complessivo, anche se Bausch, il terminale di riferimento di Woloz, ha sbagliato molto. La ricezione è stata precisa. 66% di perfette e 87% di positiva, con Leonardi e Marcon molto ordinate. E in più, chi ha brillato domenica sera è stata una bravissima Michael, che ha preso il posto di Garzaro alla fine del secondo set. La centrale inglese, accolta al suo ingresso in campo da un boato del numeroso pubblico del Pala Iemamai, ha sfoderato un'eccellente prestazione, 4 muri, un ace e 10 punti, con il 71% in attacco, che potrebbero indurre coach Parisi a chiamarla più spesso in causa. Fresca e con tanta voglia di fare, mostra buoni margini di miglioramento se sgrezzata. Tutti segnali importanti da tenere in considerazione per la prossima gara di domenica contro Ornavasso e soprattutto per l'appuntamento con le Final Four di Coppa Italia del prossimo 22 e 23 febbraio. Facile non è mai niente. È stata una vittoria dove abbiamo fatto vedere che a livello tecnico e tattico siamo superiori. E questo ci è servito anche per il morale, perché continuare la striscia di vittorie tra Conegliano, Casalmaggiore adesso era importante per noi. Anche Carlo ce lo dice già da questa settimana che queste due partite ci servono per lavorare, soprattutto queste 2 settimane, per lavorare, per prepararci alla 2 giorni di Treviso e arrivarci al meglio. Marconi e compagni oggi hanno ripreso gli allenamenti con una doppia seduta e anche Spirito, reduce dalla distorsione al ginocchio nella gara contro Conegliano, in settimana comincerà gradualmente a lavorare con la palla. A Conegliano ho fatto questa distorsione abbastanza brutta. Adesso questa settimana ho fatto solo terapie senza toccare la palla e credo che settimana prossima comincerò a fare qualcosa. In campo non lo so, io spero sempre per la Coppa Italia, poi quando è non voglio accelerare assolutamente i tempi.